vero che non prendono le indennità, le prendono pagate dal Consiglio regionale, che dovrebbero essere pagate per fare un altro mestiere, cioè noi li paghiamo per fare i consiglieri regionali, invece vanno al Parlamento due giorni, cioè i casi sono due, o non ci vanno e allora non si vede perché pagarli anche per questo, o se ci vanno non fanno l'altro mestiere. E anche qui la sinistra del PD ha ottenuto che però non fosse proprio un'elezione dei consigli, perché si doveva tener conto dei voti espressi nell'eleggere i consiglieri, si doveva in qualche modo, il cittadino scegliendo il consiglio regionale, non è chiaro in che modo, comunque quelli consiglieri regionali che potessero fare i senatori. Anche qui prendete un pezzo di carta e scrivete alcuni numerini. I senatori sono 100, 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica e non è una roba da poco, perché 5 su 100, il 5%, abbiamo per la prima il partito del Presidente della Repubblica, che grazie all'altra legge Italicum il prossimo sarà eletto da chi piglia il premio di maggioranza, perciò già 5 su 100 si sistema. Dopo ne restano perciò 95, ma da questi 95 dovete toglierne 42, perché cosa sono? C'è l'altra norma, ogni regione o provincia autonoma non può avere meno di due senatori. 45 meno, cioè 95 meno 42 resta 53. Perciò la riproporzionalizzazione si potrebbe fare su 53 su 21 tra regioni e province. Non viene fuori una cosa ridicolissima? La maggioranza, perlomeno 8 o 9 regioni ne eleggono due, di cui uno deve essere un sindaco, che non è eletto dagli elettori nel eleggere il consiglio regionale, perciò ci saranno due, o una maggioranza si prende tutti e due i senatori, o se è un governo di coalizione da qualche parte diranno a te va il sindaco e a me, anzi ne hanno trovato un'altra, c'è in una regione, ma sono diversi, che hanno un'incompatibilità tra consiglieri regionali e sindaci, purché siano sindaci di un comune superiore ai 5.000 abitanti. Perciò può esserci un consigliere sindaco di un comune al di sotto dei 5.000 abitanti. E lì cosa hanno fatto? Aspetto, perché l'ho messo dal notaio chi sono i nomi di quelli, ma devo vedere quando si verifica. Hanno fatto un accordo che uno entra in giunta di quel partito e l'altro si è fatto nominare nel frattempo sindaco del comune sotto i 5.000 abitanti, perché lui farà il senatore alla prossima elezione. E anche qui piccolo particolare, che quando faccio questi dibattiti, qui non abbiamo dei sostenitori del SIE alla revisione, dico sempre, se uno di voi è in grado di darmi la spiegazione di queste due piccole norme della Costituzione, io non posso dire che sarò a favore, però non partecipo più a dibattiti, sto zitto, non faccio più ricorsi, mi ritiro a vita privata. E sono due cose. Una è la ragione per la quale un sindaco metropolitano che c'è la possibilità legale, lo statuto della nostra città metropolitana prevede, di farsi eleggere direttamente dai cittadini, non possa più fare il senatore, cioè deve scegliere se essere sindaco di Milano, che è anche sindaco metropolitano, può fare il senatore, se si facesse eleggere direttamente non può farlo più. Una cosa resta misteriosa, nessuno mi ha dato la risposta. Ma un'altra è più bella, questa qui proprio non riesco. Dovete procurarvi il testo, è l'articolo 40, cioè riguardano le solite norme transitorie e finali, perché sono quelle che non guarda nessuno. Che dice a un certo punto, l'articolo 40,3, restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici attivi e passivi instaurati anche coi terzi. Questa roba non l'ho scoperta io, devo dirlo, dopo un'assemblea dove mi ha avvicinato, sa quei vecchietti che sono il terrore degli amministratori di condominio, cioè che quando vanno lì, questi 2,50 euro, che mi ha chiesto, dice, senta lei, io non oso parlare perché magari c'è una cazzata, mi dà una spiegazione di questa norma? Spiegargliela non lo so, però posso dire che con la Costituzione non c'entra niente, non è una norma materialmente costituzionale, riguarda rapporti privati instaurati anche da organi, ma
che non c'entra con la Costituzione. Non sono ancora riuscito a sapere che cosa nasconde questa norma qua. Ho chiesto anche, perché uno che l'aveva firmato l'emendamento, dopo abbiamo fatto un dibattito, era uno contrarissimo a questo, quando ho denunciato l'emendamento, dice è uno scandalo, guarda che però c'è anche la tua firma, lui non si ricordava di averlo mai firmato, questo qui, mi hanno detto l'avevano firmato tutti, me l'hanno dato, l'ho firmato anch'io, mi hanno detto serve ai lavoratori del Parlamento, che queste sono le cose secondarie ma con cui si è fatta la Costituzione. Io adesso chiudo invitandovi a fare per la propaganda una cosa di una semplicità totale. Stampate un foglio, basta un foglio a 4, forse 2, non di più, dove da un lato mettete l'articolo che c'è adesso della Costituzione vigente e dall'altro quello modificato. Consiglio di farlo, si potrebbe farlo con tanti, con due. Uno è l'articolo 57, che diceva com'era il Senato prima, e l'altro il nuovo Senato. E l'altro è l'articolo 70, che è sul procedimento legislativo. Quella mentre l'altro non posso leggervelo perché è già lungo il vigente, questo il vigente ve lo posso dire. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. 9 parole. 9 parole.